Ministro, in questo momento sono in corso due riforme molto importanti, dall'altra la riforma della legge 56 che interviene in modo molto importante sul territorio con dei grandi cambiamenti e con ricadute positive per cittadini e imprese, dall'altro invece la riforma della pubblica amministrazione che arriverà a breve. Può parlarci in sintesi di quali saranno le ricadute per il Paese? Sì, la legge 56 per cui ho la delega per l'attuazione, siamo già a buon punto con il cronoprogramma che ci eravamo predisposti. Per quanto riguarda anche, stiamo lavorando molto sulla piena attuazione delle città metropolitane che sono un'opportunità assolutamente da non perdere, considerando sia l'attuazione della legge ma considerando le specificità dei territori. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, siamo in costante contatto con tavoli tecnici e politici con il ministro Marianna Madia e gli altri ministri interessati per veramente una riforma radicale ma che dia risposte ai cittadini.